un Natale diverso dagli altri, trascorso nella letizia di una sera a gustare lasagne in compagnia dei malati di Alzheimer. Il circolo Posillipo ha offerto la cena nel centro geriatrico Frullone della ASL Napoli 1, riunendo pazienti, familiari, medici e infermieri nell'armonia dell'atmosfera natalizia. Un evento significativo per la città e tutte le sue parti sociali, come spiega Maurizio Marinella, presidente del Circolo Posillipo. Posillipo è molto tantissime di queste manifestazioni di solidarietà. E questa è una cosa bella perché stare vicino a questa gente che ha sicuramente una vita molto più difficile della nostra, ti dà un'emozione, ti dà la forza di continuare, ma principalmente ti fa apprezzare quello che poi tutti quanti noi abbiamo. Noi delle volte ci lamentiamo per delle stupidate, invece poi in fondo ci sono delle cose serie, persone che hanno veramente problemi di sopravvivenza, quindi io sono contento ogni volta che il mio amico Filippo Smaldone mi coinvolge in queste manifestazioni. Io sono sempre assolutamente contento. In primis l'attenzione ai pazienti e poi anche l'invito a gettare lo sguardo verso realtà poco conosciute della salute campana. La testimonianza e la spiegazione nelle parole di Paolo Sorrentino, direttore del centro, e di Daniele Baldi, direttore amministrativo della ASL Napoli 1. Si affronta tutti i giorni la problematica di una grande e grave malattia, che è la malattia di Alzheimer, e che determina grande sofferenza nelle persone che ne sono affette e nelle famiglie che condividono con i loro pazienti questa terribile malattia. Stasera io credo che anche voi avete avuto la percezione che si sta vivendo e celebrando un momento di serenità, di pace, di felicità per tutti i soggetti che sono all'interno di questa struttura. Sono soggetti che ovviamente hanno dei problemi importanti, ma che io credo grazie a questo contesto di grande sinergia, di grande valore anche umano che trasmettono i nostri operatori dell'azienda sanitaria agli assistiti, ai degenti, come dire, si possa respirare quello che ho respirato anch'io in questi 10 minuti, un'aria di casa, un'aria di tranquillità. Alla cena è intervenuto anche Gianni Lettieri, che si è soffermato sull'esigenza da parte del Comune di Napoli di tornare a porre al centro dell'agenda politica il terzo settore. Si fa sempre meno le istituzioni, un po' perché hanno meno risorse, un po' perché pensano, devo dire a torto, che le priorità sono altre. In questo momento si fa sempre meno per queste fasce deboli e bisognosi, per il terzo settore, quello dell'assistenza, e allora tocca a noi imprenditori fare qualcosa, e in questo caso mi sembra opportuno. Bisogna stare vicino a questi eroi che assistono queste persone. Poi la ASL 1, che è una struttura importante, ha fatto questa sera, credo sia un fatto importante.